Quattro persone stanno cenando sulla terrazza di un ristorante. Jennifer indossa due grandi braccialetti d'oro e un anello d'oro su ciascuna delle dita. Martin sta maneggiando il suo nuovo telefono e sta controllando l'ora sul suo smartwatch. Connor ha un tatuaggio sulla mano e un vistoso orologio d'oro al polso. Steve non ha orologi, anelli o braccialetti, ma indossa un abito elegante. Solo uno di loro è milionario. Riesce a indovinare chi? È Steve. Ha le chiavi della sua macchina in tasca e c'è un'auto sportiva nuova di zecca parcheggiata proprio lì. Jennifer ha delle vecchie scarpe strappate. Probabilmente tutto quell'oro è falso. Il telefono di Martin è falso e Connor ha delle vecchie scarpe strappate, proprio come quelle di Jennifer. L'insegnante di Mark è fantastico, ma è anche strano. Non lascia mai che Mark torni a casa senza aver risolto alcuni dei suoi complicati enigmi. Ecco il primo. Quante mele ci sono su un acero se crescono 5 mele su un ramo e ci sono 8 rami sull'albero? Ok, questo è facile. Le mele non crescono sugli aceri. Il prossimo sarà più difficile, quindi preparati, ha detto l'insegnante. Dove ci sono città senza case, foreste senza alberi e fiumi senza acqua? Hai solo 7 secondi. Anche questo è facile, su una mappa. Giusto, disse l'insegnante. Ancora uno e ti lascio andare. Chi è quella persona che quando la vedi ti toglie sempre il cappello? Mark ha capito subito la risposta, probabilmente perché è un grande fan degli enigmi sul lato positivo. Riesci a indovinare anche tu? Ovviamente è il parrucchiere. A meno che tu non voglia un taglio di capelli davvero strano. La povera Fanny viveva con la sua matrigna e tre cattive sorellastre. Il suo sogno era quello di andare alla festa di Capodanno del suo influencer preferito. Ma la sua matrigna Ruth era piuttosto cattiva. Ha detto che Fanny poteva andarci solo se avesse fatto tutto ciò che Ruth le aveva chiesto. Ruth ha chiesto a Fanny di portarle dell'acqua, ma gli ha dato soltanto uno scolapasta. Come farà Fanny? Fanny ha bisogno di congelare un po' d'acqua e metterla nello scolapasta. Tecnicamente è sempre acqua. È ora di scegliere l'abito più adatto. Fanny ha tre vestiti, uno blu, uno rosso e uno verde. Quale vestito dovrebbe indossare? Trova il migliore in 10 secondi. Fanny dovrebbe indossare il vestito rosso. Quel bottone sul vestito blu sta per staccarsi e una delle sue sorellastre ha versato della vernice su quello verde. Quale sorella ha versato della vernice sul suo vestito? Tutte e tre le sorellastre sono piuttosto cattive. È ora di indagare. Fanny si intrufola nella loro camera da letto. Tre letti per tre sorelle. Bella, la più grande, Stella, la sorella di mezzo, ed Ella, la più piccola. Fanny ha solo pochi secondi. Aiutala! Riesce a capire chi le ha rovinato il vestito? È Stella la colpevole. C'è un secchio di vernice sotto al suo letto. C'è qualcosa che tutte le persone in questo mondo fanno alla stessa velocità. Che cos'è? Invecchiano. Vola senza ali e piange senza occhi. Che cos'è? È una nuvola. Cosa puoi vedere con gli occhi chiusi? Un sogno. Ok, basta con questi facili indovinelli. Torniamo ad altri più difficili. Jack e Jill hanno organizzato una sfida. Chi risponde sì ad ogni domanda vince. Jill è furba però e si è resa conto che c'era una domanda a cui nessuno poteva dire di sì. Che domanda è?
La domanda è: stai dormendo? Ha aspettato che Jack si addormentasse e gli ha fatto la domanda. Ammazza, prendono questa cosa seriamente. Emily e Mary si stanno truccando per una serata fuori. Hanno gusti molto simili. I loro telefoni hanno lo stesso aspetto, così come i loro rossetti e vestiti. Allora, quale di loro ha la roba più costosa? È Mary. Dai un'occhiata più da vicino a Emily. Il suo vestito l'ha tradita, dato che è falso. Quando Mike aveva 25 anni, ha legato del nastro su un ciliegio nel giardino di suo nonno. 10 anni dopo, è tornato per vedere quanto fosse in alto il nastro. Se l'albero cresce di un centimetro ogni anno, quanto in alto è il nastro? Sarà nello stesso esatto posto. Gli alberi crescono dall'alto, il tronco sotto si allarga e basta. Una mela verde costa 1 euro, una rossa costa 2 euro e una blu costa 3 euro. Quali tipi di mele e quante ne ha comprate Frank, sapendo che ha speso 3 euro usando solo due banconote? Frank ne ha comprato una verde e una rossa. Ha pagato con una moneta da 1 euro per quella verde e una moneta da 2 euro per quella rossa. Sì, avrebbe potuto prendere quella blu e dare due monete, ma le mele blu non esistono. Eh già. Due case sono in fiamme. Una di loro appartiene a Jack e lui è un contabile. L'altra è una lussuosa villa che appartiene a James, un giocatore professionista di basket. Quale incendio dovrebbe spegnere per prima la polizia? La polizia non spegne. Nel castello Freddy viene accolto da un signore anziano. Freddy si aspettava che lo avrebbe ringraziato per avergli riportato il gatto, ma ridacchia sottovoce e chiude tutte e tre le vie d'uscita. Poi gli dice: se riesci a completare i tre compiti che ti darò, otterrai 1 milione di euro, ma se fallisci, rimarrai nel mio castello per sempre. Ecco il primo compito. Aiutami a trovare i miei occhiali in mezzo a tutte queste verdure. Puoi aiutare, Freddy? Eccoli. Il compito successivo è cucinare una pozione e farlo nell'ordine corretto. L'anziano dà a Freddy questa ricetta. Puoi aiutare il ragazzo? Prima di tutto deve mettere il curry. Poi deve aggiungere i mirtilli per far sembrare la pozione verdastra e infine i pomodori per farla diventare marrone. Invece, Freddy non ha bisogno di queste altre verdure. E il terzo compito è trovare un libro in questa stanza disordinata. Riesci a vederlo? È nascosto all'interno del divano. L'anziano dà a Freddy i soldi, gli mostra l'uscita e scompare. Ma quando Freddy cerca di andarsene, si rende conto che la porta è chiusa a chiave. C'è un lucchetto con una combinazione. Freddy trova un misterioso bigliettino nelle vicinanze. Deve inserire la combinazione giusta o rimarrà intrappolato per sempre. Quale codice aprirà la porta? (23) 61. Ogni numero corrisponde al numero di cerchi nella prima serie di numeri. Ora Freddy è libero di andarsene. Freddy atterra a Madrid e va a fare una passeggiata. Non aveva ancora prenotato il soggiorno, quindi decide di vagare per la città alla ricerca di un posto dove stare. All'improvviso Freddy nota questo grazioso hotel ed entra. Grande errore, ma come mai? Vedi questo zombie nella finestra? Questo posto non sembra sicuro. Non appena Freddy entra nell'hotel, la porta si chiude alle sue spalle. Il ragazzo vede tre porte che portano alla libertà. Ragni velenosi strisciano dietro la prima porta.
Dietro la seconda porta, delle frecce volano all'altezza della testa e dietro la terza porta c'è un buco nero. Quale porta dovrebbe scegliere, Freddy? Puoi aiutarlo a scappare? Oh. Dovrebbe scegliere la seconda porta, può strisciare sotto le frecce. Dopo la sua avventura, Freddy decide di pranzare in un ristorante. Ma qui c'è sicuramente qualcosa che non va. Riesci a capire di cosa si tratta? Guarda questa finestra. La vista della città è capovolta. Il cameriere si avvicina a Freddy per prendere il suo ordine, ma improvvisamente una donna al tavolo accanto inizia a gridare: «Aiuto! Qualcuno ha messo degli scarafaggi nella mia zuppa!» Il gestore del locale interroga tre sospettati. Il cuoco gli dice che aveva preparato la zuppa come al solito e che era a posto quando l'ha passata al cameriere. Il cameriere gli dice che non aveva toccato la zuppa. L'ha solo servita alla donna ed è passato a un altro cliente. Freddy, il marito della donna, ha detto: «Non c'ero quando mia moglie ha preso la zuppa. Mi stavo lavando le mani in bagno. Riesci a dirmi chi è il colpevole?» Nessuno. Dai un'occhiata al soffitto. Gli scarafaggi sono strisciati fuori dalla ventilazione e sono caduti nella zuppa della signora. Freddy apre un'app per affittare un appartamento di lusso in centro e trova tre opzioni che gli piacciono. Mariana offre un accogliente monolocale a due piani con una bellissima vista. Diego ha un attico vicino a un parco e Camilla offre una villa high-tech. Quale opzione dovrebbe scegliere Freddy? L'attico ha il tetto di vetro rotto ed è estremamente pericoloso. Per quanto riguarda la terza opzione, vedi la Torre Eiffel. La villa high-tech di Camilla è a Parigi, non a Madrid, quindi Freddy dovrebbe scegliere il monolocale. Freddy invita Mariana a fare una passeggiata nel parco, camminano a lungo e si stancano. Così decidono di sdraiarsi sull'erba e riposare. Freddy si risveglia un'ora dopo e Mariana non c'è più. Freddy inizia a cercarla, mezz'ora dopo cade in una grande fossa. Comincia a piovere e il ragazzo si rende conto che la fossa si sarebbe allagata. È nei guai. Freddy non sapeva nuotare. Nella fossa ci sono alcune cose, una corda, una palla e un secchio. Come può uscire? La palla galleggerà in superficie e lo farà anche Freddy se ci si aggrappa. Freddy continua a cercare Mariana quando si imbatte nel castello di un mago. Il mago ha catturato la ragazza e l'ha trasformata in una rana. Freddy deve aiutarla. Il ragazzo e Mariana, la rana, trovano il libro delle pozioni del mago. Dentro ci sono tutti gli antidoti. Ma prima i ragazzi devono capire quale pozione è stata usata su Mariana. Freddy apre il libro. La prima ricetta richiede una fetta di zucca, una fetta di mela verde, uno spicchio d'arancia e mezzo kiwi. La seconda ricetta richiede un petalo di camomilla, tre spicchi d'aglio e mezza mela rossa. La terza pozione richiede uno spicchio d'arancia, uno spicchio d'aglio, una buccia di banana e un petalo di camomilla. Quale pozione ha usato il mago? Dai un'occhiata agli ingredienti sugli scaffali. Corrispondono solo alla terza ricetta. Freddy aiuta Mariana a tornare umana. Il mago si arrabbia molto e teletrasporta Freddy in una prigione. Il ragazzo è disperato. Non ha idea di come scappare. Improvvisamente un uomo inquietante apre la porta e gli dice: «Dai, ti aiuterò io a scappare!» Freddy lo insegue, ma scivola, cade a terra e batte la testa. Freddy si risveglia in una fossa. Non ricorda come ci è arrivato. Se va a sinistra, finirà in bagno. Se va a destra, finirà in un piccolo e stretto tunnel pieno di rifiuti tossici che conduce all'esterno. Quale percorso dovrebbe scegliere? Freddy dovrebbe andare a destra. Se sceglie il corridoio di sinistra, finirà di nuovo in prigione. Guarda, il bagno è sempre nella prigione.
Freddy riesce a tornare a casa, si fa una doccia e chiama Mariana. Il mago risponde al telefono e gli dice: «Ho creato abbastanza cloni malvagi di Mariana. Non ho più bisogno di lei, puoi venirla a prendere». Freddy torna di corsa al castello e trova quattro Mariana. Puoi aiutarlo a capire qual è quella vera. Questa Mariana ha gli artigli invece delle unghie, sembra un lupo mannaro. Questa ha denti e orecchie molto affilati, probabilmente è un vampiro. Questa ha delle squame sul viso, è una sirena. Quindi la vera Mariana è questa. In una delle galassie più remote dell'universo, l'occhio del rinoceronte, si è verificato un collasso spazio-temporale. Un gruppo di scienziati spaziali ha accidentalmente integrato un valutatore ultra-deferenziale in un termostato semispaziale. Come hanno potuto? Beh, in parole povere, qualcuno ha messo una macchina del tempo molto simile a un telecomando TV dentro un teletrasporto simile a una lavatrice. Adesso decine di anomalie spaziali e temporali stanno spuntando in tutta la galassia. Sei il leader dell'Agenzia per la Protezione dell'Universo. Un gruppo di umanoidi con la testa di cane altamente sviluppato in grado di controllare l'ordine nell'universo ed eliminare tutti i tipi di problemi stellari e anomalie spazio-temporali. Con la tua squadra ora devi affrontare le conseguenze degli incidenti di oggi, domani e ieri, nonché spegnere la macchina del tempo che si teletrasporta da sola. Sali sulla tua astronave, la Star Poodle, e parti per un viaggio estremamente pericoloso. La prima fermata è il pianeta Up. Lì tutte le forme di vita intelligenti e meno intelligenti si muovono in verticale. Tutte le persone, gli animali e le altre incredibili creature si muovono solo verso l'alto, salendo scale infinite. In quel pianeta è apparso un oggetto alieno proveniente da un'altra galassia e da un altro tempo. Trova qualcosa o qualcuno che non è di questo mondo. Guarda, c'è una lumaca che striscia lungo quella scala di corda. Si sta muovendo orizzontalmente. Hai messo la lumaca in un barattolo. La mandi a casa, sul pianeta Slime. Sorprendentemente, la lumaca può parlare. Ti chiede aiuto. Un mostro sconosciuto è apparso sul suo pianeta e sta terrorizzando tutti gli abitanti. Decidi di aiutarla e voli sul suo pianeta. Questo mondo è abitato unicamente da lumache e bruchi ed è coperto da uno spesso strato di bava. Le lumache hanno dimensioni variabili. Ce ne sono di grandi e piccole, ma alcune raggiungono le dimensioni di un grattacielo. Tra loro, però, c'è anche un estraneo. Guardati bene intorno e trova l'impostore. Tra i gusci delle lumache noti quello di un grosso paguro. È molto simile a quello degli abitanti del pianeta, ma da questo spuntano un paio di chele. Crei un campo di forza intorno al granchio e lo trasporti sulla tua nave. La tua missione qui è finita. Le lumache ti sono grate. Il tuo prossimo compito è salvare il pianeta Sterilium, il più asettico dell'intero universo. Non c'è sporcizia, non ci sono microbi e non ci sono batteri. I cristalli volanti con un occhio solo abitano questo mondo puro e completamente asettico. Non possono parlare perché non hanno la bocca, ma riescono a comunicare telepaticamente. Il tuo cervello riceve un segnale da uno di loro. I cristalli ti chiedono aiuto, un enorme meteorite si sta avvicinando al pianeta Sterilium e devi assolutamente distruggerlo. Non puoi atterrare sul pianeta perché potresti portare dei microbi. Ti avvicini all'asteroide e scruti la sua composizione. Scopri che l'asteroide è arrivato qui da un universo parallelo. È composto da zucchero. Rassicuri i cristalli sulla situazione generale perché non succederà nulla. Li saluti e riprendi il tuo viaggio. Come fai a essere certo che non succederà nulla? L'asteroide di zucchero si scioglierà e brucerà nell'atmosfera del pianeta in pochi secondi. Scopri che un ospite dal futuro è arrivato sulla Terra 9. Questo pianeta vive in una condizione di arretratezza tecnologica. Qui non esiste nemmeno il motore a vapore. Decidi quindi di compiere la tua missione in segreto. Arrivi in un campo e vedi tre contadini che camminano sulla terra arata, trasportando verdure. Uno di loro è un contadino del futuro. Ma chi? Guarda, quel tipo sta usando un sacchetto di plastica. Lo spedisci nella sua era di appartenenza e ti prepari per volare via. Ma all'improvviso noti qualcosa di strano.
Terra 9 è abitata da 3 miliardi di persone e tutti dovrebbero avere un aspetto diverso. Ma per qualche ragione gli abitanti sono tutti identici. Vedi 3 miliardi di contadini che lavorano in un enorme campo. Grazie al tuo potente senso dell'olfatto, scopri che gli abitanti di questo pianeta non sono umani. Non hanno nessun odore. Scruti meglio questo esercito di contadini e scopri chi sono. Ologrammi, uno dei contadini sta addirittura sfarfallando, vedi? Ma perché qualcuno dovrebbe creare un'illusione ottica così grande? In questo momento tutti i contadini, la terra, gli alberi e l'erba cominciano a lampeggiare. Tutto il mondo intorno a te scompare. Ti ritrovi in una piccola stanza bianca. Il tuo volto si trasforma in un volto umano. La tua bocca è coperta da una benda che ti impedisce di parlare. La tua tuta spaziale si trasforma in una camicia grigia. La porta si apre ed entra un enorme tizio con un camice bianco. Ti dà un mocio e un secchio d'acqua. Ti ordina di lavare la stanza e se ne va. Non ricordi chi sei o come sei arrivato qui. Devi scoprire cosa sta succedendo. Ma prima devi capire quale aspetto hai. Come puoi riuscirci in una stanza bianca senza superfici di vetro, specchi e finestre? Guarda l'acqua nel secchio. Ti mostrerà il tuo riflesso. Guardi la superficie dell'acqua. Adesso è tutto più chiaro. Apri la porta, esci dalla stanza e percorri un lungo corridoio insieme all'inserviente che hai visto prima. Passi davanti a una stanza dove sono sedute altre persone in camicia grigia. Entrate nella sala da pranzo. La cuoca ti versa dell'acqua e ti porge una ciambella rosa. Il pranzo, dice. L'inserviente ti toglie la benda dalla bocca. Dai un morso alla ciambella, non ha alcun sapore. A questo punto ti rendi conto che tutto ciò che ti circonda è un'allucinazione. Sei sul pianeta Sterilium, sotto l'influenza telepatica dei suoi abitanti. Ma come hai fatto a capirlo? Quando hai guardato il tuo riflesso nel secchio, hai visto la tua vera faccia, quella del cane. Tutto è troppo pulito e sterile in giro e la ciambella non ha sapore. I cristalli non sanno cosa sia il gusto, quindi non possono ricrearlo. Vogliono studiare il tuo corpo per costruirsi un sistema immunitario e distruggere la galassia. Hai scoperto il loro piano segreto, ma come farai a scappare? Potresti usare dei batteri, ma dove puoi trovare degli agenti patogeni su un pianeta assolutamente sterile? Improvvisamente guardi l'inserviente e gli sputi addosso. Questa mossa genera un caos incontrollato. Il cuoco urla e scappa. La tua camicia scompare, torni ad essere il capo dell'Agenzia per la Sicurezza dell'Universo e la tua testa si trasforma in quella di un cane. La tua saliva contiene dei microbi. Quando hai sputato sul cristallo hai infettato l'intero pianeta. Lasci lo Sterilium in tempo per vedere l'apocalisse microbica. La mattina dopo Wendy prende un caffè, si sente subito male e sviene. 10 minuti dopo si risveglia in uno strano seminterrato. Ci sono 4 porte che possono condurla in una trappola o alla libertà. Dietro la prima porta ci sono dei pipistrelli affamati. Dietro la seconda porta ci sono delle volpi arrabbiate. Dietro la terza porta ci sono delle tarantole velenose. E dietro la quarta porta ci sono dei serpenti velenosi. Quale porta dovrebbe scegliere Wendy? La prima. I pipistrelli sono animali notturni e adesso è mattina. Dormiranno di sicuro. Il giorno dopo Wendy riceve un lavoro da parte di Shelley. È la proprietaria di un piccolo negozio d'arte e ha bisogno di aiuto a ridividere le vernici per colore. Purtroppo il gatto le ha mescolate. Riesci a vedere un colore diverso tra tutte queste vernici? Eccolo. Cosa mi dici di questi tubetti? Sono tutti uguali? No, i tubetti numero 2 e 6 sono diversi. Puoi aiutare Wendy a individuare il colore diverso qui? Yeah.
Il colore numero 1 è più scuro rispetto al resto. Che cosa mi dici di questi? Questi colori sono tutti uguali. Dai un'occhiata all'interno di questa scatola. Ci sono delle vernici diverse. Questo colore è leggermente diverso. Cosa mi dici di queste vernici? Sono tutte uguali? No, la numero 1 e 2 sono diverse. E per finire questa scatola, puoi dirmi quale tubetto non fa parte di questo gruppo? Il tubetto numero 8 è diverso. Wendy trova lavoro come manager in un supermercato. Assegna a Vicky e a Fiona i turni di notte. Devono rifornire di cibo il supermercato aperto 24 ore su 24 al centro commerciale. Inizialmente le due ragazze hanno paura di camminare nel centro commerciale perché è tutto buio, ma dopo un po' si abituano. Wendy le raggiunge alle 3 del mattino per controllarle. Trova il registratore di cassa aperto e vuoto. Wendy chiede loro: «Cosa stavate facendo quando è avvenuto il furto?» Vicky le dice: «Gli scaffali con le patatine erano quasi vuoti, così sono andata in magazzino per prenderne altre, ma qualcuno aveva riorganizzato tutto. Ho dovuto cercare quelle giuste, ci ho impiegato circa 15 minuti. Quando sono ritornata, i soldi non c'erano più». Fiona dice: «Avevo già finito di riempire la mia sezione, così ho deciso di andare a fare un po' di shopping. Non so cosa sia successo mentre ero via. Chi è la ladra?» Fiona, la rapina è avvenuta di notte. Tutti gli altri negozi erano chiusi. Come poteva fare shopping? Quando Fiona capisce di essere stata colta in flagrante, fugge via. Wendy decide di indagare per capire dove sia finita. Scopre che Fiona ha 4 amici. Wendy è sicura che Fiona sia nascosta a casa di uno di loro. Dal momento che Wendy non lavora per la polizia, non può ottenere un mandato di perquisizione, ma può esaminare gli account Instagram dei ragazzi. Diamo un'occhiata ai loro nuovi post. Dove si nasconde Fiona? Questo ragazzo non è solo. Dai un'occhiata a quella mano laggiù. Riconosci lo smalto di Fiona? Beccata! Wendy riceve un bonus dal proprietario del supermercato per il suo aiuto nella cattura della criminale. Adesso può permettersi di andare in Asia. Wendy arriva all'aeroporto. Improvvisamente la sicurezza aeroportuale chiude le porte e annuncia: «Attenzione! Un pericoloso criminale è scappato ed è nascosto all'interno dell'edificio. Per favore, mantenete la calma e fate attenzione. L'aeroporto riprenderà le normali operazioni non appena verrà trovato». Wendy decide di andare in bagno, ma non appena varca la soglia, chiama la sicurezza. Perché? Dai un'occhiata a quest'ombra. Il criminale è nascosto nel secondo bagno. Il criminale viene catturato e Wendy può continuare la sua avventura. La ragazza fa il check-in e si reca all'imbarco. Sull'aereo le si avvicina un bel ragazzo di nome Chuck. Le dice che si è seduta al suo posto. Wendy gli mostra la sua carta d'imbarco e gli dice che si sbaglia. Ma Chuck insiste. Chi ha ragione? Wendy, il posto assegnato a Wendy è 16I e sulla carta d'imbarco del ragazzo c'è scritto 19I. La sta leggendo al contrario. Eccoci qua, Peter e Zach oggi realizzeranno un loro sogno. Hanno comprato un camper e stanno per partire alla volta dei luoghi più misteriosi del paese e documenteranno tutto in un videoblog. Prima però devono fare i bagagli e tra queste 3 casse possono portarne solo una. Quale cassa è quella giusta?
La prima. Osserva il riflesso nello specchio. Vedi? La seconda cassa è vuota. La terza invece ha qualcosa che non va. Quegli insetti non sono certo un buon segno. Forse il cibo è andato male. Meglio lasciarla lì dov'è. Sara, la zia di Peter, ha dato ai ragazzi 3 trapunte per il viaggio. Le ha cucite a mano, dice, ma in realtà mente. Lei ne ha realizzata solo una, le altre 2 le ha comprate online. Non lo vuole ammettere perché si è sempre vantata molto delle sue doti di cucito. Secondo te, quale di queste trapunte è quella fatta a mano? La terza. Nota come il tessuto è identico alla gonna. Probabilmente ha cucito entrambe da sola con lo stesso materiale. Finalmente i due amici sono pronti a partire. La loro prima tappa è una biblioteca abbandonata, in cima a una collina. Si dice che il posto sia infestato di fantasmi. Ma i nostri due blogger non hanno certo paura e non vedono l'ora di esplorare l'edificio. Si aggirano per la biblioteca, armati di videocamera e Polaroid. Nessun fantasma però, ma quando ritornano nel loro camper e osservano le fotografie che hanno scattato, restano terrorizzati e scappano via da quel posto, senza nemmeno voltarsi indietro. Cosa li ha spaventati così tanto? In questa foto ci sono entrambi, ma allora chi l'ha scattata? Per riprendersi dallo spavento, i ragazzi si fermano in una caffetteria, ma appena entrati nel locale, Peter inizia subito a girare un video. Perché? C'è un fantasma. I ragazzi ordinano dei sandwich, ma la barista, Fiona, deve prima sbrigare le ordinazioni online, quindi chiede ai ragazzi di aspettare un po'. Fiona ha tagliato da un pezzo di pane 4 fette, impiegandoci 12 secondi. Quanto tempo le occorrerebbe per tagliare 5 fette? Secondi. Per ottenere 4 fette deve tagliare il pane 3 volte. Se impiega 12 secondi per fare 3 tagli, significa che un taglio richiede 4 secondi. Quindi, se Fiona vuole ottenere 5 fette, deve eseguire 4 tagli. 4 secondi per ogni taglio fa un totale di 16 secondi. Mi gira la testa. Zack vuole incontrare una veggente, ottimo materiale per il suo vlog. Il giovane scende le scale, ma appena entra nel locale, tutte le porte e le finestre svaniscono nel nulla. La strega gli offre allora una possibilità. 2 carte identiche, ma su una c'è scritto puoi andare, sull'altra c'è scritto sposami. Zack può sceglierne solo una. Se sceglie la prima potrà tornare libero, ma se sceglie la carta sposami, allora dovrà restare per sempre lì con la strega. Lei non vuole certo lasciarselo sfuggire, quindi ha truccato le carte e ha scritto sposami su entrambe. Zack però ha capito tutto e riesce ad andar via da lì sano e salvo. Come ci è riuscito? Ha scelto una carta e l'ha gettata nel fuoco, dicendo che era stato un incidente. La strega allora ha scoperto la sua carta con scritto sposami. Stando alle regole, solo una carta aveva quella scritta. La strega, quindi, ha dovuto ammettere che la carta scelta e bruciata da Zack era quella con scritto puoi andare. Peter e Zack proseguono nel loro viaggio e quella sera, vicino alla fermata di un autobus, vedono 3 autostoppisti, ma possono far salire a bordo solo una persona. Quale? Questa ragazza in realtà è un lupo mannaro. Vedi i suoi piedi? Si sta già trasformando, c'è la luna piena. Questa simpatica nonnina invece è in realtà una pericolosa fuggitiva, con tanto di cartello segnaletico appeso alla fermata. È proprio lei! Il ragazzo invece sembra innocuo. Certo, ha i vestiti macchiati di una sostanza rossa, ma si tratta solo di colore. Il giovane è un artista, lo si nota subito dalle tele nel suo zaino. Il giovane artista, George, racconta ai ragazzi di un altro posto misterioso, una vera casa stregata. George ci è passato vicino una settimana prima e ha sentito delle urla provenire da dentro la casa. È entrato a controllare, ma poi è corso via urlando. Che cosa lo ha spaventato? Il ritratto di questo clown è vivo!
Zack e Peter decidono di esplorare la casa stregata, ma quando entrano non vedono nessun quadro. Sentono però delle urla provenienti dal seminterrato. Quando scendono a dare un'occhiata, trovano solo un altoparlante che emette urla registrate. Nell'armadio trovano un costume da clown. Zack e Peter intervistano tre persone che abitano vicino alla casa e gli pongono una sola domanda. Cosa stavate facendo una settimana fa? Daniel dice: ho passato 2 settimane in vacanza in Spagna, sono tornato ieri. Jessica dice: ho la pelle molto delicata, non potrei mai indossare un costume da clown. Harry invece dice che è rimasto chiuso in casa a studiare tutto il giorno. Chi ha mentito? Jessica, Zack e Peter non hanno fatto alcun accenno al clown, ma lei ha messo subito le mani avanti. I ragazzi si recano poi in un ospedale per intervistare un famoso luminare, il dottor Thompson. Lui però è impegnato con 4 pazienti. Kyle che dice: sono germofobico, mi lavo le mani ossessivamente tutto il giorno. Kelly racconta: ho paura delle altezze, non salgo nemmeno in bicicletta. Fred: ho una fobia verso l'acqua, non posso nemmeno aprire un rubinetto. E infine Jenny dice di essere claustrofobica. Ha paura specialmente degli ascensori. Il dottor Thompson sa che solo una di queste persone dice la verità. Chi? Fred non può avere paura dell'acqua, ha un acquario in casa. Jenny vive in una roulotte, impossibile sia claustrofobica. Kyle ha un appartamento così sporco e in disordine che di sicuro non ha paura dei germi. Kelly, dunque, è l'unica che davvero soffre di fobia per le altezze, tanto da dormire sul pavimento. Prossima tappa, una misteriosa grotta. Zack e Peter sanno che in quei boschi ci sono delle antiche rovine e che molte persone sono sparite senza lasciar traccia. I ragazzi sentono delle grida provenire dalla grotta, ma all'interno si perdono. Poi scoprono 3 gallerie. La prima sembra in fiamme, nella seconda si nasconde un vampiro affamato. Nella terza galleria ci sono delle mele avvelenate. Quale via dovranno scegliere? La terza galleria. Nessuno costringerà i ragazzi a mangiare le mele. Dopo la disavventura nella grotta, Zack e Peter si recano a far spesa in un supermercato. Forse le mele gli hanno messo appetito. Riesce a scovare un fantasma qui dentro?